Visto che ieri sono stato tirato in ballo dal sindaco di Fano relativamente alla questione del biodigestore, il sindaco di Fano chiedeva di essere invitato a Terre Roveresche per spiegare al meglio la questione. Noi non abbiamo nessun problema, sottoscritto come tutti gli altri, a invitare il sindaco di Fano nel comune di Terre Roveresche a spiegare appunto questa questione relativa al fatto, o meglio ancora, a questo articolo uscito sul giornale in cui si diceva che Fano ha già deciso. Sarebbe opportuno però di poter venire con degli atti approvati, quindi ecco, andare in consiglio comunale e effettivamente sgombrare il campo da eventuali fraintendimenti relativi a questa questione, perché comunque ad oggi il comune di Fano è vero che ha fatto una manifestazione di interesse, come diceva ieri sera al sindaco, dove tutti possono partecipare, però il caso vuole che di tutte queste ipotetiche società che potevano partecipare, guarda caso, la procedura dovrebbe aver scelto una società che ha già un'autorizzazione in mano, del quale, come sapete benissimo, sia questo comune che il comitato a difesa del territorio si è costituito presso il Tar Marche, e quindi poi ci sarà tutto un giudizio e un percorso. E quindi sarebbe opportuno che il sindaco, prima di venire, perché è vero che ieri sera tecnici, sindaco diceva che alcuni tecnici si sono visti, il comune non è vero che ha deciso, però il caso vuole che quei tecnici, alcuni, siano tecnici del comune di Fano. Non penso che un tecnico si muove senza un chiaro indirizzo che venga dall'amministrazione o dalla giunta, o in questo caso meglio ancora dal consiglio comunale. Quindi, prima di venire a Terre Roveresche, sarebbe opportuno che ci sia un passaggio in consiglio comunale. Il comune di Fano, nella sua autonomia, decida se prendere una strada o un'altra, dopodiché poi viene a Terre Roveresche e spiegherà un po' quello che è tutto il percorso che il comune di Fano ha fatto in questo periodo.